Eccoci qua, ben ritrovati ancora sulle fonti TV. Andiamo a vedere velocemente l'apertura di Wall Street, un'apertura abbastanza mista. L'S&P 500 guadagna lo 0,11%, Dow invece poco sotto la parità. E Nasdaq guadagna in questo momento lo 0,10%, quindi ecco una seduta piuttosto positiva. Certamente questa settimana sarà estremamente importante per Wall Street. Vedremo il PIL americano, poi sentiremo anche la Federal Reserve e non solo, vedremo anche le trimestrali dei giganti del tech, in particolar modo vedremo Alphabet, Amazon e Apple, la tripla E come possiamo chiamarla, quindi sicuramente tanti tanti market mover. Allora, vado velocemente verso il mio panel di oggi. Sono in compagnia di Antonio Cioli Puviani e Sante Pellegrino. Buongiorno a tutti e due, ben ritrovati. Buon pomeriggio a te Alexandra e buon pomeriggio al grande Tony. E buon pomeriggio a tutti. Ciao Alexandra, ciao Sante, grazie. Allora, Tony, vorrei partire appunto con te. Certamente, come stavo dicendo, appuntamenti molto importanti. Tu che cosa ti stai attendendo dalle borse? Ma io devo fare il focus su due strumenti che tutti gli operatori al mondo guardano e che stanno facendo cose straordinarie, straordinarie nel senso che quando parliamo di record storico di uno strumento come il gold, siamo arrivati addirittura oltre 1940 dollari all'oncia. 1940 è un record che resisteva dal settembre del 2011, per cui sono passati quasi 10 anni. E quando siamo usciti da un trading range di parecchi mesi sull'euro-dollaro, dove abbiamo visto addirittura oltre 1,17, lo vado a vedere esattamente, siamo a 1,1740 adesso. Sono due strumenti di importanza fondamentale: il cambio dei cambi e la commodity delle commodity. Quindi non parliamo di due cose a caso, e le riflessioni devono volgere su questo che sta succedendo, dove i miliardi, i billion interessati sono tantissimi. E quindi evidentemente un oro a questo livello e un dollaro così debole devono imporre, al di fuori dell'andamento dei mercati azionari, delle riflessioni che ovviamente le interpretazioni possono essere varie. La mia interpretazione sul dollaro è che evidentemente anche parte proprio dai valori fondamentali, ad esempio del debito pubblico americano, che è arrivato addirittura, lo guardavo prima, quasi a 26 mila miliardi di dollari, e l'anno scorso eravamo a poco più di 21, e quindi questo lo sapevamo, che i debiti pubblici erano estremamente sollecitati. Ma abbiamo dei tassi incrementali importantissimi, abbiamo dei dati macroeconomici magari anche migliori delle aspettative, che però segnano in maniera inequivocabile, in maniera netta segnano una diminuzione del prodotto interno lordo di questi paesi più importanti rispetto a quello dell'anno scorso, e quindi inevitabilmente la debolezza del dollaro, che suona un po' di campanello d'allarme, e il gold, che noi sappiamo essere un safe asset, ovvero un rifugio di liquidità nel cercare di proteggerci o di hedgeare determinate situazioni, e questo è un po' quello che dobbiamo necessariamente tenere conto. E questa è la situazione, anche se devo dire, prima di passare la parola, che i mercati azionari oggi, al momento, nei primi 5 minuti di contrattazione in America, sono tranquilli, hanno perso qualcosa rispetto ai valori precedenti dei future. I mercati europei anche sono abbastanza tranquilli, l'eccezione è un po' l'Italia, che è leggermente più pesante degli altri indici europei, ma per ora è tutto regolare.
Sante, vado velocemente verso di te. Che cosa possiamo aspettarci come, ecco, livelli degli indici americani questa settimana? Appunto perché ci sarà il dato del PIL, poi ci saranno le trimestrali dei giganti del tech, la AAA, come stavo dicendo, Apple, Amazon e Alphabet, ovvero Google certamente. Quindi che cosa ti aspetti? Perché vediamo in Europa un, se possiamo chiamarlo, scetticismo, però negli Stati Uniti non stiamo vedendo lo stesso scenario. Allora, effettivamente dici bene tu, nel senso che abbiamo due strade parallele dove l'America ha accelerato un po' di più rispetto all'Europa. Mentre il DAX, in particolare in Europa, è arrivato con qualche giorno di ritardo sotto le resistenze che prima erano i supporti di quando il Covid ha praticamente dato il là per la discesa, l'S&P 500, il Nasdaq e il Dow Jones ci sono arrivati un po' prima. In particolare il Nasdaq, che è, diciamo, un po' l'indice che meglio rappresenta questa situazione di instabilità sanitaria, dove praticamente la gente è stata costretta a rimanere a casa per una pandemia impensabile in questo nuovo secolo. E quindi quello che abbiamo è uno scenario diverso tra Europa e all'interno dell'Europa è diverso, uguale, e poi anche all'interno dell'America, dove abbiamo il Nasdaq che va veloce, l'abbiamo detto poc'anzi, le Standard & Poor's e Dow Jones ancora più differenti, perché lo Standard & Poor's è sotto resistenza e ha superato la resistenza dei 3.200 punti, che erano il supporto che ha dato il là all'accelerazione ribassista del Covid, mentre il Dow Jones ha faticato un po' di più per recuperare quei livelli. Ora cosa succede? Che dall'America ci si aspetta un segnale forte, ma ovviamente il PIL sarà, come dire, inflazionato da quella che è stata la problematica del Covid, che ha costretto molte aziende a rimanere, non dico chiuse, ma a produrre in modalità un po' più ristretta, visto il momento di contingenza. E poi invece abbiamo altre aziende, sempre in America, che invece hanno prodotto di più, hanno ottenuto più risultati perché hanno potuto lavorare col delivery o erano facilitate dallo smart working. In Europa invece abbiamo il DAX che ritorna su, il FTSE MIB che invece è rimasto legato a un palo in un'unica traiettoria laterale. Quindi una situazione molto diversa. È vero anche che, come dicevi, ci sono molti titoli che inizieranno a dare risultati, quindi in parallelo al PIL avremo anche risultati economici aziendali delle aziende che tra l'altro ricoprono un ruolo molto importante su tutto il globo. Quindi cosa aspettarsi? Secondo me quello che faceva notare Tony, e cioè il fatto che il loro abbia fatto un massimo storico, sicuramente un bene rifugio, correttamente un bene rifugio, però a questi livelli di quotazione bisogna vedere un po' come reagiranno le casse di compensazione e margine garanzia, perché è un futures che ha una scadenza fisica che viene comunque onorata. Quindi vedremo tutto questo come meglio interpretarlo, come può essere interpretato, e soprattutto lo interpreteremo post uscita dei dati. Ad ora abbiamo il fatto che l'oro è sui massimi, quindi è un segnale, come dire, di opportunità per l'azionario. Intanto l'azionario, il Nasdaq segna un nuovo massimo, ma l'S&P non lo segna, quindi dobbiamo anche cercare di capire se è iniziata una fase di distribuzione, perché io onestamente, ciclicamente parlando, per l'anno prossimo mi aspetto un forte ribasso. E invece poi abbiamo lo spread europeo, che è un po' il termometro dell'equity europeo, che invece ha toccato dei minimi importanti, potrebbe ancora scendere per chiudere alcuni gap lasciati aperti in passato, e però è anche un segnale altrettanto importante, perché invece può segnare un ipervenduto sullo spread e quindi una voglia di ritornare a comprare obbligazioni ad appannaggio dell'azionario. Quindi una situazione molto confusa, è una situazione che ovviamente darà qualche opportunità da qui fino a Ferragosto. Ecco, allora intanto Sante ti dico se è possibile preparare il grafico di Intel e Intesa perché ci stanno chiedendo, torno verso Tony velocemente, appunto in vista di questa
confusione anche di questa settimana molto importante, sarà probabilmente la più importante di questa stagione estiva. Che cosa ti sentiresti, ecco, di consigliare ai nostri telespettatori, soprattutto dopo, ecco, dopo alcuni casi di trading di, direi, di basso successo, anche di persone di alto profilo, ecco, Tony? Io sono decisamente ribassista, non mi nascondo dietro le parole. Evidentemente, secondo me conviene shortare più in questo trading moderno, per me è un trading differente da quello che era qualche tempo fa, e nel senso che bene o male, essendo state ricomprate quasi tutte le discese, evidentemente andare a cercare dei minimi per poi iniziare a shortare, cioè il superamento di un livello, è estremamente rischioso. Io ho questa idea qui, perché quasi tutte le discese sono state ricomperate, e quindi andare a aspettare un determinato ritracciamento per poi partire con lo short, forse questa volta può lasciare, può, come è successo ultimamente altre 5-6 volte, può essere poco conveniente. Quindi io mi aspetto una prosecuzione di questo andamento, questa volta seguo il trend, visto che bene o male l'Italia solo lunedì scorso ad esempio era 21.130 di massimo, adesso siamo a 19.9, sono 1.230 punti, che non è poco. Il Nasdaq 100 ha fatto due volte in due settimane differenti 11.050 e adesso siamo a 16, e è lo stesso discorso dello Standard & Poor's, del DAX, dove effettivamente i valori sono sicuramente molto elevati in assoluto, ma non si trovano sopra i massimi, e quindi dal mio punto di vista, al di fuori della prudenza e della cautela che deve essere sempre messa in essere nel trading, io personalmente, facendo scalping sui rialzi tendo ad andare contro trend e shortare, conscio del fatto che la liquidità è tantissima e quindi ci sono moltissime controparti fuori, pronte, sia shortisti sia altre parti che devono entrare con la liquidità, e quindi gli short sono sempre, quasi sempre, contrastati dagli allunghi. Per cui, visto che mi hai chiesto il mio consiglio, sì, secondo me cercare delle rotture di livelli a seconda poi del time frame che uno fa, chiaro, per poi shortare può essere molto pericoloso, e quindi è un trading quasi all'incontrario, almeno è quello che sta succedendo in questi giorni. E quindi io sono abbastanza negativo su tutti gli indici, in particolare vedo da due giorni o tre giorni più debole l'Italia, dove ci può essere un effetto di sell on news, quindi c'è stato il recovery fund, c'è il BTP che ha portato i rendimenti al poco più dell'1%, c'è lo spread che finalmente si è assestato a 150, c'è l'OPS, Banca Intesa e sì, Banca Intesa e UBI, che bene o male ha in qualche maniera lasciato agli operatori l'idea che ci possa essere effettivamente il risico bancario, per cui bene o male è stata stimolato anche il FTSE MIB fino ad arrivare a 21.000 punti. Sono uscite queste belle notizie, quindi difficilmente adesso vedo ulteriori belle notizie da poter allettare il mercato italiano, se vogliamo parlare del mercato italiano, che è un, sì, pochino più debole. E quindi, insomma, la mia idea è ribassista su tutti gli indici. Allora, torniamo velocemente verso Sante, che ci farà un'analisi di Intel, ovviamente dopo la settimana scorsa che era molto pesante, e poi certamente Intesa, perché per quanto riguarda il mercato italiano, ricordo a tutti che l'Opas
termina questo martedì 15, un giorno e mezzo, e poi andiamo a chiedere a Tony quali sono, ecco, le strategie di trading migliori in questo momento. Sante, prego. Beh, Intel sicuramente due sedute pesantissime, perché hanno aperto con gap down i titoli azionari di Intel, che sono passati praticamente da $62 scarsi di quotazione, 61,80, 61,60, a addirittura $50, quindi una perdita netta di $11. Un ribasso impressionante, ovviamente dovuto un po' alle sell on news, cioè il fatto che Apple abbia abbandonato Intel, che i nuovi processori i9 abbia dei problemi di surriscaldamento, e quindi Intel stessa si sta dando da fare per provvedere a questi problemi. Quindi insomma un po' di conseguenze dovute al fatto che i risultati innovativi di Intel non sono proprio entusiasmanti. Questo 50 e 51 per l'esattezza è un supporto molto forte, molto importante. Siamo ritornati tecnicamente a chiudere il gap lasciato aperto praticamente verso marzo, quando poi c'è stata la ripresa con l'Iceland reversal sul grafico fatto proprio nel periodo di marzo-aprile, quindi sopra 50 e 50 si è un po' ripreso il titolo Intel post minimo del Covid. Però ha trovato in tutta questa zona di praticamente gap Covid una resistenza. Le resistenze quindi sono 65,12. Ora, per ritornare a salire da 50 e 50, il titolo deve necessariamente toccare 54 e 55, che è una resistenza. Superare questa doppia resistenza per andare a tracciare 58 e 46, che è un'altra resistenza molto importante, nonché swing di mercato. Da lì in poi si può intravedere la luce per il titolo e andare a recuperare tutte le resistenze che vanno da 60 fino a 62,50/65. Ecco, invece per quanto riguarda l'Intesa, settimana molto importante, anzi due giorni molto importanti, che cosa ci dici come, ecco, prezzo di entrata? Titolo che a me piace molto, sì. Direi accumulare, ma va visto in un'ottica di investitore. Alcune notizie importanti la danno già le pubblicità che ci sono in giro, e cioè il fatto che Intesa ha voglia di comprare Ubi, lo diceva già da parecchio, lo sta facendo con un'azione molto importante, quindi vuole appropriarsi di quel territorio della Bergamasca che sicuramente post-Covid avrà un volano di accelerazione, quindi di ripresa del tessuto economico molto forte, perché bergamaschi sono dei tipi abbastanza tosti. Quindi questa voglia pazza di conquistare Ubi, addirittura pagando un sovrapprezzo in più a chi possiede i titoli, è un segnale forte, è un segnale di conquista. Ovviamente con Ubi Banca Intesa rafforzerà la premiership, quindi sarà molto forte. Cosa dire del titolo? Voglio dire che quello che dice Tony è vero, cioè ci sono dei contrasti a chi va short, perché anche i titoli stesso, nonostante un peggioramento sistematico da due settimane a questa parte, sono molto contrastati nella discesa. Non hanno una discesa bella limpida, pulita da panic selling come eravamo abituati fino a poco fa, ma hanno una discesa abbastanza contrastata, è una discesa che praticamente tenta di agguantare dei supporti importanti. Per Intesa 1,80 è un supporto fondamentale, perché è un supporto dinamico, un supporto di tendenze e volatilità. La rottura eventuale porterà il titolo sotto a 1,73,15, da lì potrebbe rimbalzare per ritornare fino a 1,91,50. Caso contrario, una rottura pesantissimo per il titolo come segnale di 1,73 porterà il titolo allo swing di 1,60,60, e da lì in poi, insomma, se non c'è forza, ritorneremo verso i minimi fatti proprio in concomitanza del panic selling da Covid. Ecco, Tony, intanto ti chiedo una domanda interessante che ci è arrivata di uno dei nostri telespettatori: la tua view per quanto riguarda il silver, ovvero l'argento, e certamente se potresti condividere con noi le tue strategie di trading. Beh, il silver ha fatto ancora di più dell'oro, perché il silver lo trovavamo 2 mesi fa a $17 l'oncia,
mentre sto parlando guadagna il 7% e siamo a 24,35. 7 dollari e mezzo su 17, ma parlo 17 veramente, parlo dei primi di giugno, di fine maggio, vorrebbe dire 7 dollari su 17, vuol dire 40%, circa il 40%. Quindi di fronte a un 40% noi ci spaventiamo, però è anche vero, quindi dico subito, sono abbastanza positivo ancora, malgrado il 40%, che Silver ha innanzitutto un record storico ben più ampio. Oggi abbiamo fatto il record storico dell'oro, che resisteva dal 2011, che era 1917 credo, e mentre il record storico del silver credo che sia sui 41, e questo può aiutare. E poi il silver non ha quelle proprietà che secondo me si sposano benissimo col tempo attuale, che ha l'oro, cioè bene rifugio, bene riserva di valore per i tassi bassi, riserva di valore perché c'è confusione per la stampa della liquidità delle monete, di quello che fanno le banche centrali. Però ugualmente ha, dal punto di vista industriale, molta, molta attrattività, lo diciamo in inglese, attrattivo, è molto attrattivo, perché effettivamente le nuove tecnologie, anche l'economia verde, ha bisogno di argento per la costruzione di molte oggetti rispetto a quello che va al futuro, e quindi l'argento è stracomprato. Detto questo, tu sei buy sull'argento. Sì, detto questo, anche se come mentalità, insomma, da trader consumato, più 40% mi fa paura negli ultimi 60 giorni, io ritengo che il rally dell'argento possa continuare anche ancora, come allo stessa maniera dell'oro, per cui diamo due piccioni con una fava in due, va bene ancora il rally, anche se, ripeto, oggi fa il 7% e viene da un rally spaventoso, però insomma a me piace un po' cercare di espormi senza nascondere. Sarebbe bello dire attendiamo un pochettino per poi comprarlo. Diciamo che può ancora crescere un po' l'argento, può arrivare anche a quota 26-27, insomma. Ovviamente oggi è un giorno poco idoneo. Per quello che riguarda le mie strategie di trading, ho già accennato un pochettino quello che vedo. Vedo stranamente, solo dagli ultimi tre giorni di contrattazioni, un po' il FTSE MIB un po' col fiato corto, probabilmente, ripeto, su FTSE MIB è venuto tutto bene, insomma, perché abbiamo avuto appunto recovery fund, abbiamo avuto il BTP che è stato stracomprato. Rispondo anche a una domanda che ho visto in chat: io non credo che il BTP oggi 2067, cioè il Matusalem, che in questo momento quota 118,46, abbia un rendimento molto superiore al 2. Credo che siamo leggermente, adesso non riesco a vedere il rendimento, però siamo a un rendimento secondo me sotto, anche se molto vicino al 2, tant'è vero che il rendimento del BTP a 10 anni è pochissimo sopra l'1%. Rispondo anche a questa domanda. Evidentemente le obbligazioni sono comperate molto bene dalla BCE, finché continua questo momento di acquisti, andare contro il BTP non va bene. Evidentemente tutto si risolverà quando poi la BCE deciderà di smettere. Questo non è mio potere, però questo è il momento in cui il BTP ancora può dare qualche cosa in più degli altri. Tornando alle strategie di trading, evidentemente da fondamentalista devo un po' guardare quello che succede. Sì. C'è stato uno storno un pochettino importante la settimana scorsa, ma non ovviamente tale da dire rivoluzioniamo tutto quello che è il trend. Io tendenzialmente giocherei al contrario, nel senso che anziché aspettare
delle, se uno vuole shortare, anziché aspettare delle rotture che effettivamente sono sempre recuperati, vedo che negli ultimi giorni il mercato, almeno negli ultimi 10 giorni, tende un pochettino a fare il ping pong, e quindi è vero che ogni discesa viene tendenzialmente recuperata, però anche ogni massimo viene poi immediatamente riassorbito, e questa è un po' la mia strategia, per cui se parliamo di scalping, è una strategia di scalping di brevissimo termine, volta a andare contro trend sui massimi e ad acquistare sui minimi giornalieri, o quando siamo vicini ai minimi, o se non si arriva ai minimi, dopo una discesa di qualche punto, perché vedo anche d'altra parte che ogni discesa viene in qualche modo riassorbita. Un pochettino peggio è il FTSE MIB, però insomma, magari se arriva a 19.5-19.4 è possibile anche riacquistarlo per avere delle possibilità rialziste. Grazie mille a Tony Cioli Puviani, trader indipendente, e Sante Pellegrino, CEO santeptrader.com. Grazie per essere stati con noi. E a prestissimo, certamente, perché la nostra Trading Week prosegue e ci sarete anche più avanti. Grazie a voi, un abbraccio e buon trading a tutti. Grazie. Allora, noi andiamo in una brevissima pausa pubblicitaria. Intanto, prima di andare in pausa, vi ricordo che il prossimo panel sarà composto di Giancarlo Prisco, trader indipendente, e Martina Provenzano, trader e trading coach, anche founder di Ichimoker. Quindi rimanete con noi.